think the concert, well, this special moment that Claudio Abbado is coming back to the Scala, is something really, really very special. And I'm so honored to be here, to be part of this crazy and amazing, unique moment. Claudio, for me, have been a father, like a musical father, and also a friend, because our relation is great. I have learned some Italian because him, talking to him in Venezuela. We have been together also in Cuba, especially in Venezuela, working with the Simón Bolívar Orchestra. And his generosity, I don't know how to say, but he's so generous with the persons, but with the music. And that is the most important thing that I have learned. How humble he is in front of a score of an orchestra. And his way to work in the details, to find until the last minute the sound that he wants. But not speaking a lot, that is the magic Abbado way to work, the hands, the magic hands that he has. Impossible to imitate, impossible to create this kind of atmosphere. Unique. And really, I have to say that to be here listening the rehearsals, Abbado walking sul palco scenico with the people, is at an historic moment. And I'm so happy and proud and honored to be here playing with Daniel Barenboim also, that, you know, he's the music director. Also, Barenboim has been so close to me. And the two of them, Claudio was the music director here, Barenboim that is now. They are friends since 60, 50 something years, playing like, you know, it's the first time, so beautiful. So I'm happy and proud to be here. È una grande occasione oggi che Claudio Abbado torna alla Scala. Prima di tutto per il teatro, per l'orchestra, il coro, anche se oggi non partecipa, un personaggio molto importante nella storia della Scala, dello sviluppo del teatro durante molti anni. Per me personalmente anche, perché io conosco Claudio dal 1954, dunque 58 anni. Lui era al corso di pianoforte di Gulda a Salisburgo quando io da bambino studiavo la direzione d'orchestra. Dunque di poter partecipare a questo concerto è per me una grande emozione. Ma naturalmente la grande emozione è per Claudio e per il teatro. Penso che anche lui sia molto emozionato di tornare dopo tanti anni. Il lavoro che lui ha fatto alla Scala è importantissimo perché ha aperto le porte a tanta musica, ha fatto dei cicli sinfonici, ha sviluppato l'orchestra, ha creato la filarmonica, ha dato all'orchestra un'altra vita, molto importante. Un'orchestra non può essere limitata soltanto a suonare opera, è molto importante. E così è lui che ha dato a ogni musicista l'opportunità di avere una ricchezza di vita molto più grande, di suonare musica da camera, di suonare musica sinfonica e di suonare l'opera. E poi naturalmente soprattutto la qualità dei spettacoli che lui e dei concerti che lui aveva diretto, tante cose che sono rimaste storiche. Prima di essere un grande personaggio e prima di essere stato un grande direttore musicale del teatro, Claudio Abbado è un grande musicista. E dunque come tale, benvenuto Claudio, bentornato. Siamo tutti molto contenti, felici e anche un po' fieri di te. Signore e signori, io suonerei volentieri per la
anche due, anche tre. Ma stasera è una serata molto speciale. È la serata del maestro Claudio Abbado. E per questo il bis, se volete assolutamente un bis, pensate dopo la pausa alla sesta di Mahler. Grazie! Thank you.
Bravo!